non vuol dire no. Bonjour. Carl, lo so che sei tu. Ah, ciao Peter. Stavo giusto per chiamarti. È davvero strano. Avevo fatto il numero, questione di secondi. Hai nascosto il tuo numero? Sì, certo. Se no tu non mi rispondi mai. Beh, che stai facendo? Sto cazzeggiando per casa. Hai ricevuto il mio SMS, vero? Come cosa? Quale? Ci vediamo tutti stasera. Ah, bravi, è un'idea grandiosa. Vorrei tanto venire anch'io. È che sono così inguaiato in un casino totale, mi spiego? No, non ti spieghi, per niente. Ho parecchia carne al fuoco. Devo fare una cosa. E devo farla stasera. Accidenti, che iella! Una cosa. Quale cosa? Una cosa, cioè una cosa. Se ce l'avessi davanti ti direi di che si tratta, ma so solo che è una cosa. Una cosa? Secondo me non c'è scritto un accidente sulla tua agenda fasulla. No, ci sono cose precise. Cose precise tipo mettersi in fila in un negozio di video? Come? Ma di che stai parlando? Non sono in un negozio di video, sono nel mio appartamento. Guarda che ti vedo, Carl, sono fuori del negozio di video. No, ti sbagli. Tu dici? Oh, adesso ho capito. C'è in giro un tizio, uguale identico a me, il quale va negli stessi negozi di video e molto probabilmente stai vedendo lui. Però è il massimo, perché muove la bocca in sincrono con quello che dici tu. Si vede che non stai dicendo niente. Dai, vieni fuori. Lo so che non stai parlando. Com'è? Carl! Va bene! Guardate chi c'è. Ciao! Tutto attento? Visto? Bravo, ci sei riuscito. Già. Ciao, Rune. Carl Halle. Non ci speravo più. Addirittura. Hai appeso gli speroni al chiodo, cowboy? No, è che ho tanto da fare, parecchie rogne, cose in sospeso. Sono sempre occupato. Già, il solito playboy. Ok, meno male che sei venuto, Carl, perché abbiamo un annuncio da fare. Dai, fagli vedere. Oh! Ebbene sì, è tutto vero. Porca miseria! Siamo fidanzati! Oh, Dio, che sorpresa! Bel colpo, eh! Lo puoi dire forte, un gran passo! Vi siete sbrigati, accidenti! Quant'è, 6 mesi? No. 2 anni. Ah, allora è normale, direi. Ragione per cui daremo una festa di fidanzamento il 21, offre lo sposo. Ah, ma hai fregato, chi se la perde? Già, Carl, va bene per te? Sì, mi inventerò... Ma che ti inventi? Oddio, guarda che c'è. Stavolta non mi freghi, che c'è da inventare? Carl, offre lo sposo, dov'è il problema? Dico sul serio, c'è Stephanie al bar. La famosa Stephanie? Sì, la mia ex moglie al bar. Oddio, è proprio Stephanie. E a quanto pare non è sola. Già, e pare pure che si divertano. Bene, buon per lei. Oh, guarda, si toccano i genitali, non è il massimo? Mi fa tanto piacere. No, sul serio. Ok, adesso però io devo andare. No, 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 Carl, tu resti. Sono passati 3 anni, non puoi sguagliartela ogni volta che no, la vedi. No, è tutt'altra cosa. Non ha niente a che fare con Stephanie. Carl. Peter. È Stephanie, ragazzi. Ciao. Il mio fidanzato, Ted. Salve. Non credo che ci no, siamo. No, non credo proprio, non credo proprio. Stai andando via? Sì, purtroppo. Sì, è un peccato dato che tu sei arrivata adesso. Anche tu, Carl. Già, ma lui ha... È una cosa. Sì, esatto, è una cosa. E quindi non ho tempo. È una cosa urgente e sono proprio agli sgoccioli. Anzi, per l'esattezza, ormai sono allo scolo. Ai, questa me la potevo risparmiare, ok? Wow! No! Oddio! Allora, ciao. Buongiorno, Carlo. Ti va di venire a fare colazione da me? Oh, accidenti, vorrei tanto, ma sono in ritardo. Oh, un po' di cereali con lo yogurt? Già, no. O magari qualche toast, oh, devo andare a lavorare, ma grazie. Grande concerto stasera, venite. Peggio per te. Ehi, amico, rock and roll stasera? Ah, sei tu. Allora, in solito no. Sì. Sì. No, dicevo sì al tuo no. Ah, ti pareva. Cercamogliepersiana.com. No, grazie. Festa in maschera. Altro no. Oddio, no.
ci risiamo. Carl Allen presente all'appello. Non sono un soldato, Norman. Sei un soldato sul fronte della finanza? Norman, linea 1. Ah. Vuoi prenderla di là, nella calma del tuo ufficio? No, rispondo da qui. Sì, certo. Parla Norman. Ne è sicuro perché... Ok, sì. Come vuole lei, certo. Ti ricordi quella promozione di cui parlammo? Sì, certo. Niente da fare. Mi sono battuto per te al telefono, l'hai sentito? Eravate tu e Demko e ha vinto Demko. No, non fa niente. Non ci tenevo a quel posto. Pensavo che dopo 5 anni mi toccasse. Ma pazienza. Beh, vedila così, se non altro non t'hanno accannato. Lo sai che vuol dire? Licenziato? Oh, come fai a saperlo? Me l'hai sentito dire altre volte? No, è un'espressione comune. Solo nel mio giro. L'ho inventata io. Beh, chiedi i diritti d'autore. Ah, questo ti tirerà su. Faccio una cosetta a casa mia. Tutti quanti con i capelli buffi o parrucche. Oh, che sfiga! Devo andare fuori città. Non sai che giorno è? E quando è? Venerdì. Vado fuori città. Hai parlato mentre parlavo io. Come se avessi deciso di dire quello che hai detto a prescindere da quello che avrei detto io. Lo ammetto, gli affari vanno un po' a rilento. C'è poco spazio per un negozietto di pattini, vista la concorrenza delle grandi catene di articoli sportivi. Ma i miei modelli rivoluzioneranno tutta l'industria dei pattini. Sì, lo so, Marv. Ma tu non hai garanzie? Nessuna. E il tuo credito? È pessimo. Però non vorrei sembrare disperato. Già. Non mi resta nessuna alternativa. Carl, ciao. È passato un secolo. Nick Lane. Ciao. Non lavorerai ancora in banca, eh? Sì. Al momento me ne sto qui, in pausa pranzo, targhetta compresa. Oh, sarai diventato il padrone della baracca ormai. Avrei potuto. Ho avuto qualche offerta, ma non ho voluto legarmi. Come sta, Stephanie? Bene, un sogno. Sta bene. E tu che hai combinato? Oh, sono stato un po' dappertutto. Ho vissuto, ho scalato il Kilimanjaro, mangiato pipistrelli in Laos, steso una vacca col bazooka. Non sono fiero di questa cosa, però cazzo l'ho fatto. Beh, avventuroso. Vuoi sapere il mio segreto? Sono uno yes man. La parola sì mi ha cambiato la vita, tieni. No, grazie. Sto bene. Bene, ficcatelo al culo quel bene. Però, ok? Tu non vuoi lavorare qui, Carl? Sì, invece. No, e lo sai. Perché non prendi questo sasso? Lo tiri contro la banca e spacchi la vetrina. No, grazie. Allora chiedimi se mi va. Ti va di tirare quel sasso alla banca? Sì! Ma sei suonato! Va a quel seminario, Carl! Sta scappando! Carl! Vivi la tua vita! Non te ne pentirai!